Ivan Gonzalez nuovo tronista di Uomini e Donne? Così pare. Dopo la partecipazione a Temptation Island VIP dove ha rubato il cuore alla giunnonica Valeria Marini, il ragazzotto tutto muscoli è stato richiesto a grande voce sulla comoda poltrona rossa. Dopo l'eliminazione volontaria di Mara Fasone poi, il web goloso ha evidenziato tutta la sua volontà di rivederlo dalla Queen. Alcune lettrici di Newsweek lo hanno beccato in centro a Roma alle prese con la registrazione del video di presentazione, al fianco di una nutrita troupe televisiva. Ivan, come ben sapete, non è nuovo al ruolo di tronista. Ed infatti in Spagna, ha già fatto il corteggiatore e poi proprio il tronista per la versione iberica di Uomini e Donne dal titolo Mujeres Y Hombres Y Viceversa. Gonzalez però, non si è comportato in maniera corretta durante i suoi percorsi televisivi. Ed infatti quando era corteggiatore frequentava una tronista in segreto. Successivamente, quando ha avuto modo di fare sua la poltrona da tronista è stato anche espulso proprio per avere frequentato una ragazza fuori dal programma. Ivan Gonzalez nuovo tronista di Uomini e Donne? Dopo le marachelle da tronista, pare che la conduttrice di Mujeres Y Hombres Y Viceversa, si sia arrabbiata così tanto da cacciare Ivan. Così come riporta il buon Fabiano di Bitte, Emma è stufa dei corteggiatori e dei tronisti che la prendono in giro e che trasgrediscono le regole del programma che gli dà visibilità. Si legge su EppiFM.es. Lei ha cacciato via Ivan Gonzalez dal trono, era molto arrabbiata ha detto, non lasceremo più passare nulla, per non prendere in giro i fan del nostro programma. Nel frattempo su Twitter gli utenti si sono già fatti una precisa idea dell'accaduto, comunque ho appena scoperto che Ivan è il Francesco Montespagnolo. Ha fatto il corteggiatore, poi il tronista poi ha partecipato all'Isola dei Famosi, ospiti dalla D'Urso per la relazione con la Caruso e poi è venuto in Italia per Temptation, dunque Ivan ha fatto il corteggiatore e il tronista Uomini e Donne Spagnolo? Ma è un professionista allora. Eccovi il video di avvistamento di Gonzalez alle prese con la clip di presentazione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.